la prima parte è caratterizzata da insediamenti già risalenti a prima della prima guerra mondiale, no? Disseminati prevalentemente proprio lungo la via Padova. È un'edilizia dignitosa. Diciamo che progressivamente riprende la struttura, un pochino la vecchia struttura verso Crescenzago, che costituiva invece un centro vero e proprio. Crescenzago è rimasta paese fino al 1926, infatti mia sorella è nata nel 26 e è nata a Crescenzago. Io sono nato nel 30, sono nato a Milano. I meridionali abitavano tutti al di là di via Ponte Nuovo, cioè qui in Crescenzago ce n'era proprio qualcuno che era da molti anni che era qui. La prima migrazione è data dagli anni del boom, degli anni 50, e quindi un'immigrazione italiana. No, l'Italia, vivo qua ormai da 9 anni e mezzo, quasi 10. L'oratorio, per esempio, i bambini che arrivavano lì per noi erano come noi, non c'erano problemi di distinzione. Perché i bambini ci insegnano che se sei privo di pregiudizi assolutamente è possibile la convivenza senza nessun genere di problema. Il principale luogo di aggregazione, inteso proprio anche come bacino di utenza, è sicuramente il trotter. Le attività che sono presenti nel parco sono le più molteplici, sono legate alle attività della scuola, come sempre. Ci sono delle società sportive che comunque lavorano qui nel parco, delle società sportive che si rivolgono sempre ai bambini. C'è la Casa della Poesia, che è una casa poesia nel Parco Trotter. No, la Orchestra Milano è un'iniziativa che abbiamo organizzato lì con la scuola di Parco Trotter, che a sensibilizzare, è sensibilizzazione. Quando eravamo a casa c'era il cortile, si giocava tutti insieme, adesso basta, non si gioca più in cortile. I ragazzini devono avere voglia di uscire. Diamo qua soluzione a loro. Ti amo che allora da, ti amo fuori. Questa è via Padova. Via di famiglia.